Ipswich in crisi nel campionato inglese e penultimo attualmente, e in crisi anche in Coppa UEFA. Pareggia 1-1 col Grasshoppers sul suo terreno e non riesce a qualificarsi. Non gli basta il gol del vantaggio realizzato al 43esimo del primo tempo dal difensore Bitti con il bel diagonale che abbiamo visto. Dopo il pareggio per 0-0 all'andata, il Grasshoppers di Claudio Sulzer, che realizzerà proprio il gol decisivo, pareggiando 1-1 sul campo inglese, è riuscito a passare il turno in questa Coppa UEFA. Rivediamo l'azione che sullo scadere proprio del primo tempo al 43esimo ha consentito a Bitti, che è bravo ad agganciare il pallone sbucciato dal difensore avversario, col diagonale e realizza il vantaggio 1-0 per l'Ipswich alla fine del primo tempo. Nel corso della ripresa al 24esimo sarà Claudio Sulzer a bilanciare le sorti e a determinare così l'eliminazione della formazione inglese a vantaggio del Grasshoppers delle Cavallette di Zurigo, che sono una delle realtà del calcio svizzero che a livello di club, come abbiamo visto prima, il Servette è andato vicino a qualificarsi, anche il Grasshoppers è una delle formazioni più valide. A livello di club il calcio svizzero si esprime sufficientemente bene. Qui Sulzer è bravo, ma forse anche fortunato nella conclusione, bella l'intuizione del diagonale, ma il portiere si fa sorprendere veramente in maniera piuttosto ingenua, data la posizione dell'atletico centravanti della formazione del Grasshoppers della nazionale svizzera. Rivediamolo, ecco Sulzer che gioca con le lenti a contatto, ma non per questo.